Allora, ragazzuoli, abbiamo qualche licchino nuovo. Eravamo rimasti. Anzi, siamo ormai alla seconda parte dell'anniversario. Ed è stata liccata appunto. Cos'era? 2 settimane fa, tre? Brunilde Rossa. Che effettivamente poi si è avverata la predictions. Quindi sì, abbiamo avuto un parte 2 con Brunilde a 600 gemme. Personaggio carino, purtroppo ben poco utilizzabile. Quindi ne parleremo, però diciamo che a meno di mancanze gravi come Gother Verde, che regalano adesso, quindi io vi consiglio di prendere Gother Halloween nel banner gratis dell'anniversario e poi saltare questo di Brunilde, direi. Anche se appunto c'è Gother Verde dentro. Però mi sembra un po' stupido non prenderlo gratis. Comunque sia, abbiamo altri nuovi leak dopo questo banner. Quindi, allora, Elisabeth è arrivata il 7. Questo di Brunilde da noi arriverà il 21. Quindi questi banner che andiamo a vedere. Banner. Queste news, questi leak che andiamo a vedere adesso partiranno dal 5 luglio in poi. Quindi state tranquilli. Allora, abbiamo un Meliodas, o perlomeno un'animazione di una skill di Meliodas, che è un Mel Counter, praticamente. Ora, qui. Vabbè, è un'animazione molto classica, non ha niente di che effettivamente. Però nelle info ci dice che è un Meliodas Capitano. Rimuove i buff nemici, le stance, così che gli alleati possano attaccare in modo efficiente. Bisognerà vedere come funziona perché. Ho i miei dubbi, a meno che non facciano effettivamente qualcosa di. Non dico rotto perché abbiamo avuto un Meliodas rotto a breve, quindi non sarà rotto, anzi, probabilmente si skipperà. Però potrebbe tornare utile in qualcosa. La passiva ci dicono qui, e ripeto, prendete tutto con le pinze perché non si sa mai. All'inizio del turno degli alleati aumenta le stat base delle unità che hanno due o meno skill nella mano, del 20%. Non è male, però è sempre da vedere. È sempre da vedere. Ci sta? Magari un utilizzo in back? Non lo so. Scritto così potrebbe. Voler dire tutto e niente, anche perché comunque non ci dice se si può usare in back o no. Quindi, ok. Quindi c'è questo. Poi, un Chandler Demone. Chandler Demone sembra molto, molto, molto promettente. Credo che il modello sia quello che abbiamo visto nella storia, praticamente. Quindi, ottimo. Ci dice, le skill sono le stesse di Rimuru Verde. Ripeto, prendete tutto con le pinze. Ok, la passiva è relegata al PvP. Se ogni alleato nel campo di battaglia è demone o comandamento, aumenta il pierce rate di tutti gli alleati del 40%. Aumenta il danno fatto dei demoni o dei comandamenti del 15 per ogni debuff sul nemico. Che è ottimo. Però in PvP se ogni alleato in the battlefield demon o comandamento vuol dire che deve per forza andare. Cioè, un personaggio del genere con una passiva del genere. Utilizzato con AM fa i buchi. Fa letteralmente i buchi con AM. Peccato che è relegata per il PvP e appunto quello è. Le skill sono ottime perché se sono le stesse di Rimuru Verde vuol dire che andrà a fare un sacco di danno, blocca il recupero, eccetera, eccetera.
La ulti è punto debole, che ok, ci può anche stare. Comunque, se vi piace il PvP, potrebbe essere un ottimo personaggio. Altrimenti, se si toglie questa passiva, si potrebbe anche saltare, sinceramente. E quindi questo è. In più, ultima cosina, Freya e Freyr come personaggi che ci danno il benvenuto nella taverna, praticamente. Speculazione mia, siamo vicini all'anniversario Ragnarok. Mi pare l'avessero rilasciato a luglio, giù di lì. Quindi potrebbero effettivamente fare un evento con loro, come hanno fatto con chi era? Milim, che dava il benvenuto. Quindi ci sarà un evento limitato, credo, temporalmente, con loro, nella taverna, più banner, eccetera, però più in là, sicuramente non adesso. E questo è, ragazzi. Ditemi voi cosa ne pensate, perché alla fine sono cose interessanti, soprattutto questo Chandler. Quindi, nada, dai, fatemi sapere. Ciao, belli.